Salerno c'è un piccolo laghetto che molti, soprattutto i più giovani, non conoscono. Il piccolo lago si trova a Brignano. La sua origine non è naturale. Si creò artificialmente 50 anni fa, dopo una serie di scavi per estrarre l'argilla. L'argilla estratta serviva principalmente alla ceramica vietrese, in particolare alla vicina fabbrica d'Agostino. La fabbrica, ora in disuso, nacque a metà dell'Ottocento. Il lago di Brignano fu adibito per la pesca sportiva. Oggi l'area è in abbandono ma è oggetto di un progetto di riqualificazione che, se realizzato, doterebbe la città di Salerno di una zona particolarmente pregevole dal punto di vista naturalistico. Per arrivare al laghetto ci sono varie strade, la più semplice è prendere l'uscita della tangenziale di via Irno e salire, invece di scendere per andare a Fratte. Fermare l'auto davanti ad un grosso palazzo bianco e scavalcare la prima e seconda sbarra che si pone davanti. È difficile raggiungerlo per la presenza di un canneto e perché il terreno è particolarmente insidioso, poiché argilloso. Arrivarci non è proprio, diciamo, facilissimo, perché vedete, adesso io non so esattamente dove sto andando.